Ciao, sono Paolo Balci e vi presento questo Taravo International Magis 65 XT, un camper molto comodo con un bel letto nautico posteriore, 4 persone. Se volete vedere la scheda, cliccate nella sua destra in alto che si aprirà la scheda del nostro sito con tutti gli optional, il prezzo di listino, ma soprattutto il prezzo chiave in mano che vi servirà per poterlo ben valutare. Intanto vi presento l'abitabilità di questo camper e poi iscrivetevi al nostro canale YouTube e cliccate la campanellina perché sarete sempre avvisati dei miei video sull'abitabilità, di quelli di Andrea sulla tecnica e di Nicoletta sul negozio. E questo è il garage. Un garage col volume variabile, cioè cosa vuol dire? Che il letto centrale sale e scende. Qui è la misura massima. La misura massima è qui sotto le dimensioni, è la misura che in genere viene usata d'estate quando dentro ci può andare biciclette, motociclette e quant'altro. Il letto alto che tranquillamente si accede. Eccomi qua. E questo è il letto basso, quindi ha meno capacità, ma come vedete ha veramente sempre tanto spazio di stivaggio. E ora andiamo al suo interno. Una bella porta zanzariera, porta con la finestra, porta immondizie, una bella salita, maniglia per accedere meglio. Come vedete, questa zona giorno è molto accogliente, con un tavolo che si trasla sia a livello destra-sinistra che davanti-dietro, quindi una conversazione, il camper è da 4, ma una conversazione in 1, 2, 3, 4, 5, anche in 6 persone è veramente comoda e piacevole, perché è un camper luminoso. Come vedete, una bella finestra anteriore apribile, per cui anche d'estate c'è un bello scambio di aria. Andiamo a vedere i suoi contenitori. Un pensile sul lato sinistro, destro. Vedete la rifinitura della tappezzeria è molto curata. Poi la parte cucina. Il coprilavello che all'occorrenza serve, si posiziona in questo modo e quindi diventa anche un contenitore. Porta carta, porta capsule per il caffè, tre fuochi e un bel lavello, cassettiere, una, due e tre. Poi fate l'attenzione che hanno fatto, si mette questa posizione qui, così ci si mette il porta la macchinetta del caffè, che all'occorrenza gira facilmente e si trova ad avere la posizione più funzionale per il suo uso oppure per il suo stivaggio. Qua un altro contenitore con i suoi scorrevoli che quindi sfruttano sia sopra che sotto tutto lo spazio fino al laterale sinistro. Qua un contenitore, frigorifero con il congelatore e poi il portabottiglie, sempre comodo. La parte posteriore abbiamo la porta che divide la zona anteriore con la zona posteriore. Qua un bello blò con un estrattore d'aria. Poi, se per in questo caso c'è la pedana perché permette tranquillamente di andare a letto, in questo caso, come vi ho fatto vedere, il letto è basso e eccomi qua, ci sto bene, sono 1,80 m. Qua ci sono due bei pensili, un grande oblò e due belle finestre laterali, oltre ad avere questi due armadi, uno sinistro e uno destro. Qua sotto il contenitore, un altro grande contenitore, che in questo caso è basso, ma se il letto sale, diventa a un volume ancora più grande.
La pedana si toglie, allora la pedana serve anche a bloccare meglio le chiusure della doccia. Poi, all'occorrenza, per fare la doccia, eccolo qua. Quindi lo spazio è molto ampio e c'ha l'oblò per cui tutti i fumi vanno in alto. Il bagno quindi è utilizzabile sia in questa versione che è molto comodo, ma anche immaginatevi la porta chiusa, quindi se volete avere un po' più di privacy è veramente funzionale. Oltretutto c'ha anche la finestra. Il lavello è comodo, profondo e larghezza ottimale, un contenitore sotto il lavello e un altro piccolo contenitore qui sopra la finestra. Questo è il letto matrimoniale che certo occlude un po' la porta, ma vi dico non è un problema, che immaginatevi, insomma, uscire è veramente facile. Per salire c'è la scaletta sul davanti, poi c'è la protezione in caso di bambini, sia nella parte posteriore che nella parte anteriore. Ma questo letto è un letto che può anche andare bene per due persone, anche adulti, perché insomma è molto molto comodo. Quindi, se vi è piaciuto, penso di sì, perché è veramente un bel camper, venite a vederlo perché è un vostro camper, quello che vi permetterà di poter girare, se avete piacere, di avere una bella camera dal letto posteriore. Questo è veramente un camper ideale per le vostre vacanze. Come sempre, agli ottimi prezzi e servizi, Caravan Baci. Ciao!